scusami, posso chiedere... Ciao, posso esserti d'aiuto in qualche modo? Piacere, sono Sacharissa Tugwood e ho un'imperdibile proposta d'affari per te. Forse potrebbe sorprenderti sapere che una persona del mio rango possa occuparsi di affari, però voglio solo aiutare i meno fortunati. Un gesto davvero generoso. E non è tutto. Vedi, sto lavorando alla creazione di una nuova crema di bellezza. Una crema che libererà la nostra gloriosa scuola dai disgustosi foruncoli che vessano i nostri poveri compagni di scuola pubescenti. Ma ho finito uno degli ingredienti principali, il pus di bubotubero. Però i bubotuberi crescono nella foresta proibita. Intendo assumere qualcuno che me ne porti un po'. Cosa sarebbero questi bubotuberi? Delle cose disgustose ricoperte di protuberanze. Bisogna strizzarle e raccoglierne il pus. Hanno un odore terribile e si spostano da soli. Se non fosse per l'amore che nutro nei confronti dei miei compagni di classe, non mi ci avvicinerei mai e poi mai. Come diamine fai a sapere che il pus di bubotubero purifica la pelle? Non ci si può affidare agli incantesimi per migliorare il proprio aspetto. Se lanciati in modo sbagliato, potrebbero spostare le sopracciglia invece di sfoltirle. E questo è solo un esempio. La mia cara vicina l'ha scoperto a proprie spese. Poverina, d'ora in poi avrà un'espressione perennemente stupita. Sono convinta che le pozioni di bellezza siano il futuro. Cerco sempre nuovi modi per rendere il mondo più grazioso. Visto che il pus di bubotubero provoca i foruncoli, ho pensato che una versione alterata potesse rimuovere quegli abomini. E avevo ragione. Posso provare a cercartene un po' se ho tempo. Splendido! Lo farei io, ma non mi va. Mi serve solo qualche bubotubero. Però cresce spontaneo, quindi dovrei cercarlo nel bosco. I nostri sfortunati compagni contano su di te, non temporeggiare. Nella foresta proibita, alla ricerca di bubotuberi. Spero ne valga la pena. Entra, entra! Non essere timido! Cosa potrebbe interessarti? Stammi bene e mi raccomando, torna presto. Esiste un posto per un progetto di acqua?
Questo è il posto che mi aveva indicato Sacarissa. Dove saranno mai quei bubotuberi? Revelio! La mia solita fortuna. Oh, che puzza terribile. Per fortuna ce ne servono solo altri 4. Revelio! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Così dovrebbe andare. Ora devo tornare da Sacarissa. Puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Sacarissa, ho trovato i bubotuberi che volevi. Splendido! Spero che non sia stato troppo difficile. Posso averli? Veramente non è andato proprio tutto liscio. Non avevi accennato alla possibilità di incontrare un troll. Dovresti pagarmi di più. Un prezzo più elevato e meno sgradevole che essere costrette a guardare le disgustose pustole che vessano i nostri poveri compagni di scuola pubescenti. Grazie. Ecco il pagamento pattuito. Ora posso perfezionare la pozione per salvare i nostri poveri coetanei brufolosi. Non so chi dovrebbe essere più grato, se io e i nostri compagni di scuola foruncolosi. Un giorno il mondo magico inneggerà il mio nome e tu potrai dire: io la conoscevo. Entra, entra, non essere timido. Stammi bene e mi raccomando, torna presto.
Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere. Revelio! Si starà rivoltando nella tomba, ne sono certo. Alo, Mora! Revenio! Qui mentre dormivo. Chiedo scusa, signore. Sei qui per ridere di me, vero? Ecco Patrick Haggerty, derubato da sua sorella. Beh, ormai ha derubato quasi tutti. Non fa più tanto ridere, eh? Io non credo di capire a cosa si riferisce. Allora sei l'unico a non sapere che Catherine è fuggita per unirsi alla banda di quel ladro di Victor Rookwood. Che liberazione, ho pensato. Non credevo che sarebbe tornata per derubare me, noi, però so che è stata lei. Ha rubato un cimelio di famiglia, quindi, sorella o non sorella, voglio che sia rinchiusa ad Azkaban. Che cimelio di famiglia le è stato rubato, esattamente? Una collana che appartiene da secoli alle donne della famiglia Haggerty. È un cimelio storico. Probabilmente la darà in pegno. Che motivo aveva Catherine di tornare per derubarvi se se n'era già andata? E io che ne so. Ti sembro un criminale? Ha sempre disprezzato questo posto. Odiava dover crescere qui. L'avrà fatto per ripicca. È sicuro che sia opera di Catherine. Potrebbe essere chiunque. Grazie a quel furfante di Rookwood, siamo invasi da criminali di ogni tipo. Avrei tanto voluto credere che fosse stato uno di loro e non Catherine. Però solo lei conosceva il nascondiglio del cimelio e sapeva esattamente quali case derubare. Troverò io chi ha commesso il furto, signore. Tu? Ma quelli come noi non possono fare nulla. Questo è un lavoro per la bravissima agente Singer o un suo collega. E poi la ladra, mia sorella, colpisce solo di notte. Che vigliacca, dopo l'ora della ritirata. Che cosa c'è in vendita? Terrei d'occhio le mie proprietà se fossi in te. Catherine ti ruberebbe anche le sopracciglia. Dovrei indagare sulla faccenda dei furti per il signor Haggerty, ma meglio aspettare che faccia buio. Grazie per la fiducia che mi hai accordato. È stata una fortuna per me che tu sia passato oggi. Mi fa piacere che tu sia riuscito a passare. Ora che è notte, dovrei indagare sulla faccenda dei furti per il signor Haggerty. Revelio! Dell'oro. Devo essere sulla strada giusta. Sembra quasi che il ladro abbia preso più di quanto riuscisse a portare. Revenio! Altro oro. Non deve mancare molto ormai. Streghe non avranno scelta, dovranno sottomettersi a noi.
C'è qualcuno? Ti piace nessuno? Le cose si mettono male per te. Portandovi alla Revelio. Oh, che piacevole sorpresa. Confringo! Revelio! Confringo! Non era poi così complicato, Merlino. Revelio! Revelio! Meglio indagare. Revelio! Chissà chi ci viveva qui. Faccio! Wingardium Leviosa! Lumos! Non un altro passo! Revelio! Vedi di non rendermi tutto troppo semplice. Ah, che delizia! Lumos! Revelio! Lumos! Quanta fretta di morire!
stesso ne sarebbe fiero. Revelio! Revelio! Anni che non mangiamo più. Qua giù! Dipingo! Revelio! Hai un seguace di meno, Ranrok! Revelio!
Revelio. 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 Uno snaso. Non era stata Catherine Haggerty allora. Leviosa! Cercare il cimelio di famiglia degli Haggerty. Revelio! E ora che combini? Revelio! Se qualcun altro prova a chiedermi di lei, giuro che... Buone notizie, signor Haggerty. Ho scoperto il colpevole. C'era poco da scoprire, no? Sappiamo tutti che è stata mia sorella Catherine. In realtà, signore, il ladro era uno snaso. Cosa? Piccolo, peloso, dalla zampalesta... L'ho seguito fino alla sua tana. Catherine era l'unica a sapere come intrufolarsi nelle nostre case e dove trovare i tesori. Però, quel furfantello da strapazzo. Beh, se davvero hai scoperto la tana dello snaso, come dici, devi aver trovato il mio cimelio. Spiacente, signor Haggerty, purtroppo non ce n'era traccia. Lo sapevo che speravo troppo. Grazie comunque per tutto il resto. Catherine è certamente una delusione, ma non ho mai voluto credere che fosse lei la colpevole. Ora, grazie a te, so che avevo ragione. Finalmente posso tornare a guardare in faccia i miei vicini. Peccato per il cimelio di famiglia, però. Revelio! Thank you.
davvero intrigante. Revelio! Revelio! Che sia una prova di Merlino. Revelio!